Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno e bentrovati amici di Storytime, sono Veronica e oggi sono qui con Graziano che ci parlerà del suo lavoro, ma prima come sempre vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come Storytime Ufficiale. Ciao Graziano, è un piacere averti qui con noi. Ciao Veronica, grazie dell'invito. È un piacere perché oggi andiamo a parlare di arte, perché diciamo che sei un artista, sei un cantante ed intrattenitore. Yes, beh, sì, esatto. Beh, si vede un pochettino, ce l'hai. Ce l'ho, la pettinatura, sangue. La pettinatura. Ah, sì, quella è la firma, assolutamente. Ma tu hai sempre fatto questo, hai sempre voluto fare questo o c'è qualcosa che ti ha fatto un po' instradare? Allora, diciamo che all'età di un mese io già sapevo che avrei voluto fare questo lavoro, però non potevo farlo. Ok. E ho dovuto aspettare all'età di 18 anni circa, quindi... Ah beh, certo. 23 anni or sono. Quindi hai imparato prima a cantare e poi a parlare. Prima a cantare e poi a mettere i primi vagiti e piangere, esatto. Ah, sì, addirittura, sì. Vabbè, meglio per i tuoi. Quando io sono nato non ho fatto uè uè, ma ho fatto uè uè, così. Ah, vabbè, allora tua mamma era felice. Sì. Ti hanno supportato in questo percorso? Devo dire che ho avuto due genitori che mi hanno spalancato le porte verso questo mondo, in quanto anche loro affezionati alla musica e amanti del mondo dello spettacolo. Vabbè, ma allora era nel DNA. Bravissimo. Non è tutta farina del tuo sacco, eh. Anzi, devo dire grazie a loro, perché se non fosse stato per loro... Sì, se non hai un supporto quando si parla di questi lavori artistici è molto difficile andare avanti, proprio. Vero. A livello anche emotivo, perché penso sia poi molto complicato farsi un nome e sì. Riuscire a... Sì, diciamo che c'è molta concorrenza, anche se io adoro la concorrenza perché ti aiuta, ti stimola a far sempre meglio, mm-hmm. Però devi sempre offrire quel qualcosa in più. Eh beh, e certo. Se non metti passione in quello che fai, di fondo deve esserci quella, altrimenti sei uno dei tanti. Eh beh, certo, però ce l'hai fatta alla fine. Sì. Tu fai questo nella vita. Sì, io cerco di farcela ogni giorno in realtà. Sì, è comunque un percorso step by step, direi. Sì, e non mi sono mai seduto sui risultati, perché nonostante ce ne siano tanti, ma magari tanti ancora dovranno arrivare, non mi sono mai accontentato di quello che ho raggiunto, ma ogni giorno è un continuo per cercare di far meglio, no? Vabbè, certo, anche perché poi se ti fermi è facilissimo venire superati dagli altri, dalle persone nuove, i giovani, freschi. Aspetta, non sono più no, giovane. No, sei molto molto giovane, ma ci sono anche tanti ragazzini, sai, poi con i social, insomma. Sì, sono d'accordo, è un mercato difficile. Sì. Sì. Ma quindi di cosa ti occupi nello specifico? Mi hai parlato di eventi. Sì, tutto ciò che riguarda voglia di divertirsi, io ci sono. Io posso essere chiamato per un locale che vuole fare una serata di musica per i suoi clienti, posso essere chiamato per una festa di piazza. Non più tardi della settimana scorsa ho intrattenuto, pensa all'evento Mille Miglia, che è un evento piuttosto conosciuto. Io ho fermato 415 auto, li ho intervistati tutti, anche i personaggi, c'era Rudy Zerbi, c'era Paola Turani, insomma un po' di VIP, e quindi quello era un tipo di situazione, un contesto. Posso essere chiamato per un matrimonio, per un compleanno, per un qualsiasi tipo di situazione in cui c'è bisogno di divertirsi, muoversi, ballare, animarsi. Complimenti, un po'. Grazie. Perché non è così facile. Ti devi sposare? No, manca la materia prima, però quando... Lanciamo un appello. Non serve lanciare appelli qua. Però quando sarà il momento so chi chiamare. Tra l'altro adesso comincia la stagione calda. È già iniziata da un po' la stagione calda. Ah, è già cominciata, sì, ok. Sì. Come si svolge un evento? Intanto se ti chiamo ho già un'idea precisa o sei tu che mi guidi un po'? Parliamo di matrimonio? Parliamo di matrimonio. Ma matrimonio o qualsiasi tipo di evento... Mm-hmm. Per me è fondamentale conoscere l'esigenza di chi mi chiama. Mm-hmm. Che cosa vuoi realizzare in quella giornata? Il tuo obiettivo è far ascoltare semplicemente della buona musica, farli ridere, farli divertire, vuoi che alzino le chiappe dalla sedia e ballino? Okay. Cosa vuoi? Sulla base di quello io ti faccio magari varie proposte, vari pacchetti che si possono costruire, e in base a quello poi creiamo il prodotto adatto alla tua esigenza, alla tua necessità. Beh, immagino che funzioni così anche con tutti gli altri eventi. Sì, in realtà sì, a meno che mi chiami la persona che organizza l'evento con le idee ben chiare, certo. Non devo fare altro che dire sì, posso soddisfarlo oppure no, ma il 99% sì. Ma quindi tu sei molto versatile, posso chiederti qualsiasi genere? Poliedrico? Sì, al mio matrimonio puoi passarmi dai Kiss a Lana Kiss? Del Rey. Ma Kiss? Non lo so. Io posso farti 3 ore di Gigliola Cinquetti, 2 ore di Pupo e il mio repertorio è finito lì. Ah, ok, vabbè, però mi intrattieni. Sono versatile, tranquilla.
sono perfetto, versatile. Allora possiamo contattarti per qualsiasi cosa. Tra l'altro, lavori da solo o ci porti qualcuno? Ma diciamo che nella maggior parte dei casi lavoro da solo. Poi se c'è la necessità si può costruire anche la collaborazione. Vogliamo fare l'aperitivo con il sax? Porto il saxofonista. Peraltro saluto anche Gianni Alberti, il mio saxofonista. Ok, perché di fiducia. Ha suonato al matrimonio di Tom Cruise, tra le tante cose che lui ha in curriculum, quindi ci tengo a salutarlo. Insomma. Eh sì, molto bravo. Ho il DJ, la violinista, ti serve l'arpa? Ci possono costruire... Conosci un sacco di persone. Sì, sì. Ti serve anche l'intrattenimento per i bimbi? A me serve in realtà il marito per il matrimonio. Non so se di... Ascolta, mi metto lo smoking quel giorno in occasione faccio entrambe le cose. Ok, allora abbiamo già risolto. Ma la collaborazione magari più interessante o qualcuno che ci vuoi presentare? In questi 23 anni io ho avuto anche il piacere di collaborare con tanti artisti dello spettacolo, in particolar modo con dei cantanti e anche con dei comici di Zelig, di Colorado, personaggi del Grande Fratello, dei vari reality. Okay. Ho imparato molto da loro, a loro devo tantissimo. Beh, sì. La maggior parte di questi, forse tutti, sono diventati anche ottimi amici. E li ringrazio anche perché quando ho compiuto i 10 anni di attività professionale ho organizzato il Graziano Bini and Friends. Ok. Una sorta di evento con finalità benefica che aveva l'obiettivo di chiamare tutti questi personaggi con cui ho collaborato e duettare sul palco con loro. Ah, wow. Ho fatto una serata con 22 ospiti ed è stato indimenticabile, bellissimo. Abbiamo raccolto anche del denaro importante che poi abbiamo donato a delle associazioni e l'obiettivo è quello di ricreare per i 20 anni di carriera un altro evento di questo tipo. Mia moglie mi ammazza perché sa cosa è costato crearlo, ma è stato veramente appagante e gratificante. Vabbè, cambiamo moglie. Cambiamo moglie, sì, guarda, è di là che mi vede. Ok, allora meglio che non veda me. Ma allora facci sentire qualcosa, magari chiamiamo qualcuno, vediamo se ci risponde. Chiamiamo il Papa? Vai, chiamalo, Papa se risponde, non so se è impegnato adesso. No, guarda, io visto che sono qui nel suo territorio, nella sua zona, potrei chiamare un cantante, un caro amico, che è Gatto Panceri, che oltre ad essere un cantante affermato da sempre, è anche una delle penne più importanti a livello italiano. Io non mi piace fare escalation, ma dopo Battisti, secondo me, Gatto è il numero uno veramente. Ok. E proviamo a chiamarlo? Beh, vediamo se risponde. Magari ci fa un saluto così veloce, speriamo si senta. Pronto? Gatto? Graziano, ciao. Ciao carissimo, come stai? Bene, bene, sono appena uscito dal dentista. Aspetta, ti anticipo che siamo in radio e ti stanno sentendo tutti. Ti ho voluto chiamare perché sono qui nelle tue parti, nelle tue zone. Ho detto proviamo a sentirlo. Sono qui con Veronica, che è la ragazza che mi sta facendo un po' di domande. Ciao, piacere. Ciao Veronica, ma che radio è? Radio Storytime, Radio Canale Italia, famosissima. Ah, ok, abbiamo fatto anche delle interviste ultimamente. Ah, allora sei di casa. Sì, gioco in casa. Allora Graziano, ma come mai ti intervistano? Ormai sei un personaggio. Mi intervistano perché devo tanti soldi a tanta gente, no? E allora... Non abbiamo trovato di meglio, devo dire? Ero l'unico libero. Ah, ok, mi fa piacere sentirvi. Tutto bene? Sì, stavo raccontando a Veronica che noi collaboriamo da tempo, abbiamo avuto il piacere di condividere il palco tante volte, insomma è stato veramente bello lavorare al tuo fianco e ho imparato tantissimo, quindi guarda che ti sto ringraziando ufficialmente, che per me è difficile. Grazie, sono fiero di te. Grazie. Hai qualcosa di bello in programma che vuoi raccontarci velocemente? Qualche concerto? Sto finendo il disco nuovo, che è il mio 14° album, e ho dei concerti, ne ho uno fra 2 giorni a Lecco, poi c'ho Novara, ma il più importante ce l'ho a Milano al Castello Sforzesco il 5 di agosto. Invito te, Veronica, tutti quelli che ci stanno ascoltando a venire, che sarà, a meno che sarete al mare, se siete al mare allora va bene. Io sono ancora qua a lavorare il 5 agosto. Però la sera sono libera, quindi mi trovi lì. Se vuoi venire, mi fa piacere. Forse tu, Graziano, vai in vacanza? No, verrò sicuramente a sentirti. Dai, così sarà un'occasione per vederci. Certo. Fratello mio, ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio. Anche a voi, anche a te, tuo figlio, a tutta la famiglia e naturalmente anche alla radio e a tutti coloro che lavorano. Ciao Veronica. Grazie mille, ciao. Ciao Gatto, grazie.
giornata, grazie della chiamata. Ciao, ciao. Ciao. Vabbè, allora dicevi la verità, ci ha risposto. Ha detto, sul che era, serio. Ha detto che era dal dentista. Pensa se era sotto i ferri e ci rispondeva. Con tutto, perfetto. Ma progetti per il futuro ce ne sono, quindi non vai in vacanza quest'anno, sei troppo pieno? Ma in realtà ho tanti eventi anche in località turistiche molto belle, quindi unisco un po' il lavoro al divertimento. Vabbè, fai bene, insomma, sì. Se non ti diverti quando lavori. Sì, adesso parto per la Germania la settimana prossima. Insomma, ci sono delle belle cose in programma. Una cosa che vorrei rifare è proprio il Graziano Bini in France. Mm-hmm. Quindi quello potrebbe essere l'obiettivo per il prossimo anno. Vabbè, allora magari l'anno prossimo torni e ne parliamo. Volentieri. Nello specifico, ci inviti così. Volentieri. Ci fai veramente un grande piacere. Come facciamo a trovarti se riusciamo ancora a prenotarti per questa stagione? Sì, andando sui social. Ormai siamo ovunque. Graziano Bini Singer. Graziano Bini, appaio un po' dappertutto, anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono molto gettonato, molto richiesto. Scherzi a parte, il mio nome c'è un po' dappertutto, su YouTube ci sono anche dei video che traggono delle serate, live, c'è un po' di tutto, soprattutto sulle mie pagine Facebook e Instagram ci sono dei video, delle dirette, dove si può un pochino... andare a sbirciare quello che succede durante questi eventi. Ok, impossibile scamparla allora, direi. Bravissima. Io ti faccio un enorme in bocca al lupo, complimenti per quello che fai, è stato un piacere parlare con te, grazie mille. Grazie a te per l'invito. Amici di Storytime, anche questa intervista è finita, rimanete connessi per altre storie. Storytime, Evoluzione Radio.